Si è svolto dal 13 al 17 ottobre 2022, con base a Sansepolcro e gare disputate anche ad Anghiari e Città di Castello, il campionato europeo di basket unificato Special Olympics. Protagoniste squadre di tutto il continente formate da atleti con e senza disabilità intellettive. Questo torneo mi piace molto e sono contenta che ho vinto e abbiamo vinto tutti. Le squadre partecipanti sono 24, in arrivo da 16 nazioni europee, compresa ovviamente l'Italia. E in totale gli atleti saranno 312, poi ci sono gli accompagnatori, ci sono gli organizzatori, ci sono i medici, più i volontari che danno una mano, e quindi saremo intorno ai 500 persone abbondanti. It's not just about sports. I mean, non si tratta solo di sport, voglio dire, soprattutto è sport, i ragazzi vogliono vincere, noi diciamo loro che vogliamo vincere, ma si tratta di incontrare persone di tutto il mondo, di tutta Europa, di Sansepolcro, e quindi ci stiamo davvero divertendo molto. So we are having a great time. Per me è un'esperienza unica. Io vado molto sulla Spagna, cioè, mi piace la roba spagnola a me. Si cosa grande il paese, lo primero è... I ragazzi hanno modo di viaggiare all'estero, per molti è il primo viaggio in aereo, il primo viaggio che fanno così lontano. E poi le emozioni che provano, la voglia di giocare, penso che questo li stimolerà a continuare con lo sport. Credo che les anima a poter seguirlo nel deporte. Si fanno nuove amicizie e si conosce veramente... che cos'è il gioco di squadra. Questo dovrebbe essere il vero spirito dello sport. È molto importante per noi dare l'opportunità ai ragazzi di venire a giocare, prepararsi e fare del proprio meglio. Poi qui c'è tanta gente, si incontrano nuovi amici. È una fantastica opportunità per tutti. È una grande opportunità per tutti. La soddisfazione è enorme e come in tutte le cose ci si arriva sempre per gradi, perché se no sarebbe stato impossibile comunque gestire tutto questo fosse stata la prima volta. La soddisfazione è enorme anche perché eravamo in ballottaggio noi di Sansepolcro e quattro capitali europee per organizzare questo primo europeo di basket unificato, e quindi l'assegnazione a noi ci ha fatto particolarmente piacere perché abbiamo vinto la concorrenza di Atene, Belgrado, Dublino e Varsavia. Quinta eravamo noi, sembrava insomma il vaso di ceramica in mezzo, e invece alla fine è andata bene e ce l'hanno assegnato. La nostra attività è quella di far sentire a casa loro le squadre estere. Sinceramente io sto apprezzando molto questa cosa che hanno organizzato. Sono contenta, molto contenta. Vediamo che anche loro sono molto gentili, sempre col sorriso, si divertono proprio a farlo, è proprio bello. I ragazzi sono entusiasti, devo dire la verità. È stato un piacere sia fare gli incontri per prepararci a questo evento, perché comunque è un evento che li impegna sotto ogni profilo, sia linguistico che culturale, perché sono sparsi anche dentro il paese per mostrare le nostre bellezze, e poi anche dal punto di vista linguistico, perché sono costretti, tra virgolette, a parlare per forza inglese o francese o qualsiasi lingua loro sappiano. In questo torneo abbiamo vissuto anche delle emozioni più forti di noi. E abbiamo visto tanti ragazzi con uno spirito battagliero, e quindi un grande ringraziamento a chi ha ideato questa associazione, a chi ha creato. Oggi abbiamo inaugurato un monumento, chiamiamolo, dove raffigura la signora Kennedy, che della famiglia Kennedy, che ha iniziato questa avventura con Special Olympics. Ringraziamo anche Special Olympics Italia e anche Europa, che ha scelto Sansepolcro e ci ha onorato della presenza a Sansepolcro con tante nazioni che hanno potuto vivere la nostra città a misura d'uomo, e questa è stata una delle motivazioni della scelta di Sansepolcro rispetto a città più metropolitane. E questi ragazzi hanno potuto viaggiare e camminare per il corso, per le nostre strade, senza nessun pericolo, e per questo che si sono trovati benissimo.